Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi la liturgia ci invita a contemplare il mistero della presentazione di Gesù al Tempio. Questa ricorrenza liturgica ci introduce anche alla celebrazione della giornata per la vita, giornata che tradizionalmente la Chiesa italiana celebra la prima domenica di febbraio. Lo facciamo accompagnati dall'esperienza della comunità Papa Giovanni XXIII, che si prende particolare cura dei bambini, e del servizio che il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita svolgono nel nostro territorio. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia, chiedendo in modo particolare perdono al Signore per tutte le volte che non abbiamo accolto e servito la vita con tenerezza, ecco, chiediamo perdono e invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sì. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, adoriamo, ti glorifichiamo, ti diamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presenti a te, pienamente rinnovati nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'agnello dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Ripetiamo insieme. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte. Alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura, perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
miei occhi. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli». Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Maria e Giuseppe portano il bambino al Tempio, Simeone lo prende in braccio. Giornata per la vita, anche noi vogliamo riflettere sul dono della vita, dono di Dio innanzitutto che viene in mezzo a noi, Lui che è il Signore della vita, la vita che è stata creata, la vita che è stata rigenerata. E allora ascoltiamo delle brevi testimonianze che ci raccontano anche quello che concretamente come comunità ecclesiale cerchiamo di fare per essere segno concreto di accoglienza della vita. Io sono Fabrizio e insieme a Maria Grazia abbiamo una casa famiglia che sta a Botontano, a Cingoli, e della comunità Papa Giovanni XXIII. E la nostra testimonianza, la nostra esperienza è iniziata con un cammino di fede delle famiglie, poi si è incrociata con quella della comunità Papa Giovanni, grazie anche alla testimonianza di vita di una casa famiglia che già c'era nel nostro territorio. Avevamo scoperto, io e mia moglie, questa vocazione che avevamo all'accoglienza e dopo aver accolto i nostri 5 figli ci siamo sentiti un po' di iniziare questa esperienza di fede, questo cammino di fede nella comunità Papa Giovanni. Questo ci ha dato in concretezza il dono di accogliere tante persone, dai bambini ai carcerati, a chi non ha casa, non ha famiglia. È un'esperienza che ci ha arricchito, ci ha immensamente come famiglia, ci sta facendo fare un percorso di vita, di santificazione in questo ambito. Con questa esperienza siamo venuti a contatto con tante realtà che prima non conoscevamo, che prima non avevamo mai pensato di conoscere e di sperimentare. La sofferenza e comunque anche la gioia quando vedi le persone che si riscattano da quella ingiustizia che spesso si trovano ad affrontare. Adesso siamo a casa nostra in 14, da Michael che ha un anno, che è stato battezzato qui scorsa Pasqua insieme alla mamma, e Francesca che è una bambina con un handicap grave, sottoceca e muta, e altre persone che insieme ogni giorno portiamo avanti questo cammino di famiglia, di fede insieme. In questo percorso siamo sempre stati sostenuti dalla fede. E infatti vicino a noi abbiamo sempre sentito il Signore che camminava con noi. E è questo che ci ha fatto fare tante cose e ci ha fatto vivere un'esperienza forte veramente, perché anche se sembrava che fossimo noi a donare, siamo stati invece riempiti di grazie, e per questo vogliamo ringraziare il Signore. Scusate, ma di questo non riesco a dire. Io sono Pierpaolo Campolungo, responsabile del Centro Aiuto alla Vita di Macerata. Il nostro centro, come tutti i centri d'aiuto d'Italia, si occupano dell'assistenza, del sostegno delle mamme in gravidanza nei confronti soprattutto delle situazioni
penose delle mamme che dopo aver concepito si trovano in una stringente necessità di decidere se portare il figlio alla nascita oppure approfittare della legge che consente loro di abortire e rinunciare quindi a questa maternità. Oltre a questo poi continuiamo l'assistenza alle famiglie per cercare di offrire loro quello che è necessario per accudire i bambini. Quest'anno quest'anno mi riferisco ovviamente al 2013, abbiamo assistito 247 mamme e di queste 155 sono mamme che ci portiamo dietro dagli anni precedenti e che quindi continuiamo ad assistere perché i bambini sono piccoli o perché sono sopraggiunti altri bambini e quindi abbiamo l'onere morale di continuare ad offrire loro quello che possiamo per la cura dei bambini. 92 invece sono state delle mamme nuove che hanno fatto l'accesso al nostro centro e quindi le abbiamo prese in carico. Di queste mamme 70 sono quelle che si sono rivolte a noi perché già in stato di gravidanza e quindi alla ricerca di un sostegno non solo affettivo nell'ambito così della vita sociale, ma anche dal punto di vista economico di poter avere qualche sussidio. E in questo modo le prestazioni che abbiamo erogato sotto vario modo sono state complessivamente 858. Spesso ci vengono chiesti aiuti in denaro, ma disponibilità di denaro ne abbiamo molto poco e soprattutto cerchiamo di assistere invece in altre forme più materiali, vestiario, oggetti utili per il bambino, carrozzine, lettini, tutto ciò che serve appunto alla cura del bambino. E in questo modo abbiamo fatto 858 interventi proprio per venire incontro alle esigenze di queste persone. Ma quello che più di tutti ci sta a cuore è il cosiddetto progetto Gemma, cioè un'iniziativa che ci aiuta a raggiungere lo scopo principale del nostro impegno, che come dicevo è quello di aiutare le mamme a non abortire. E per fare questo c'è bisogno non soltanto di un'accoglienza affettuosa, fraterna, ma siccome nella stragrande maggioranza dei casi la decisione di abortire è dovuta alle condizioni economiche molto stringenti, molto impossibili, e bisogna in qualche modo cercare di sostenere le mamme perché la nascita del bambino non venga vista come una tragedia in famiglia. E il progetto Gemma si propone proprio questo. Si tratta cioè di dare un aiuto a queste mamme che di fronte ad una gravidanza indesiderata rinunciano all'aborto pur essendo in condizioni molto povere. Cerchiamo di aiutarle con un sussidio di 160 euro al mese per 18 mesi. È chiaro che per poter dare questo denaro a loro c'è bisogno di chi offre questo denaro, perché altrimenti i conti non tornano. E adesso vedrete al momento della processione offertoriale che verranno portati all'altare quattro lumini e sono i bambini che in quest'anno abbiamo salvato dall'aborto proprio grazie al progetto Gemma. In che cosa consiste il progetto Gemma? Tenendo conto che nella sua attività da 20 anni circa che esiste questo progetto sono stati salvati 155.000 bambini, un numero grande ma che è infinitamente piccolo se pensiamo al numero grande di milioni di bambini nel mondo che vengono, ai quali viene impedito di nascere costantemente. Quindi immaginate che è peggio di una guerra atomica se consideriamo i numeri nella loro crudezza, nella loro concretezza. E noi cerchiamo di fare il nostro piccolo. Progetto Gemma che cos'è? È un'organizzazione che permette di far arrivare i soldi alla mamma che ne ha bisogno. Quindi c'è un centro a Milano che coordina, ci sono i centri di aiuto sparsi nell'Italia che
recepiscono i bisogni delle mamme e quindi identificano i casi in cui c'è bisogno di aiutarle col progetto Gemma. Dall'altra parte c'è il bisogno delle mamme che si trovano in questa difficoltà e i donatori e le persone che si dispongono a donare il necessario, cioè la somma necessaria che complessivamente è di circa 2.900 euro. I centri di aiuto fanno la richiesta al centro coordinatore. Al centro coordinatore arrivano le proposte di offerta da parte dei donatori, si fa l'abbinamento e così il donatore, che noi chiamiamo adottante perché la consideriamo una forma di adozione di vita, l'adottante si mette in contatto con il centro d'aiuto che ha fatto la richiesta e invia i soldi che poi verranno devoluti alla mamma. E certo, in questo modo, diciamo, la procedura è molto semplice e se c'è qualcuno che desidera, ecco, partecipare a questo tipo di adozione, lo può fare direttamente con il centro di coordinamento di Milano, ma è molto più facile passare attraverso il Movimento per la Vita o il centro aiuto alla vita, che dà le dovute indicazioni, che sono banalissime. La cifra di per sé è alta, e questo si capisce benissimo, e soprattutto in tempi di crisi. Però non è detto che bisogna fare impegnare tutta questa cifra, perché sappiamo benissimo che non tutti abbiamo i privilegi di Mastra Pasqua. Noi, insomma, viviamo in un mondo completamente diverso, quindi ci dobbiamo un pochettino arrangiare. Ma comunque nel piccolo possiamo fare qualche cosa, cioè o fare delle offerte parziali, per cui non è detto che uno possa essere disposto a offrire tutta la somma. Ne può offrire una parte e poi il centro provvede a legare i vari anelli fra di loro. Oppure, come più spesso avviene, unirsi nell'ambito delle associazioni, nelle parrocchie, in forme di comunitarie, per cui chi può dà quello che può dare fino a raggiungere una certa somma, che può essere tutta o in parte, e che mette a disposizione per queste offerte. In questo modo così speriamo di poter aiutare quante più mamme possibili a saper accogliere la gravidanza, questo dono di Dio, e quindi essere contente di far nascere il bambino. Grazie dell'attenzione. Grazie per la vostra testimonianza e per tutto quello che fate a servizio della vita. E certamente sono due voci tra le tante che potremmo raccogliere di persone che prestano grande attenzione alla vita. Diciamo che l'Associazione Papa Giovanni è una grande realtà con un carisma che deriva da Don Oreste Bensi e che svolge in tutta Italia, in tutto il mondo, un'attività straordinaria, così come i centri di aiuto alla vita hanno ormai una tradizione consolidata, soprattutto da quando fu introdotta la legge sull'aborto nel nostro paese. Subito, oltre a contrastare questa normativa, ci si è impegnati a fondo per dare prospettive diverse, alternative reali e concrete a chi si trova di fronte a tremende scelte. Ecco, credo che su questa linea dobbiamo inserire anche tutta quell'attività a volte molto nascosta, molto piccola, ma anche capillare, che si svolge nelle parrocchie, attraverso le associazioni, ma anche tra famiglia e famiglia. E forse questa è la cosa più importante, più preziosa, proprio perché è quella rete sul territorio che consente di essere attenti al disagio, alle difficoltà, ai problemi e di dare risposte nella quotidianità. Le istituzioni sono sempre molto importanti, le organizzazioni sono preziosissime, ma ciò che conta è l'attenzione a chi ci sta vicino, quella dimensione di prossimità a cui Gesù ci richiama spesso nel Vangelo, ricordandoci che chiunque incontriamo è per noi prossimo, è per noi fratello, è colui a cui dobbiamo esprimere quell'amore gratuito che abbiamo ricevuto da Dio e che siamo chiamati ad espandere, a estendere attorno a noi.
Ecco, nel raccogliere la ricchezza di queste testimonianze, ricordo anche che come tradizione in questa giornata per la vita c'è un messaggio anche dei vescovi italiani, un messaggio che è proposto dalla Commissione per la Famiglia e la Vita. E in questo messaggio, che è titolato quest'anno Generare Futuro, ci sono delle bellissime riflessioni sul valore della vita, non solo come realtà inviolabile perché è il dono più prezioso, e perché è dono di Dio, e perché è un diritto la vita che nessuno può intaccare, su cui nessuno può esercitare un dominio, no? Appartiene, è il bene più prezioso che ciascuna persona ha e quindi va tutelato e difeso in ogni modo. Oltre a ricordarci questo, ci viene detto che nella nostra cultura, che è una cultura segnata profondamente da egoismo, da individualismo, da un materialismo e quindi anche da tutta una serie di problemi che poi si ripercuotono sulla vita sociale, diventa sempre più difficile accogliere la vita. E se non si accoglie la vita, certamente l'orizzonte del futuro si chiude. Ecco, le nubi si addensano come in questi giorni e il clima diventa un po' pesante. Noi siamo uno dei paesi al mondo dove questo clima dal punto di vista demografico è più pesante, e questo non perché non ci sia apertura alla vita nel cuore delle persone. In questo testo i vescovi ci ricordano che il tasso di fertilità, cioè il desiderio di maternità e paternità, è al 2,2 per donna in età fertile, ma la generazione effettiva della vita è all'1,3. Sostanzialmente significa che se ci fossero le condizioni, se ci fosse una migliore accoglienza della vita e un maggiore sostegno sociale, anche economico, avremmo sostanzialmente il doppio dei figli che oggi abbiamo. E uno può pensare, ma se siamo in crisi così, allora con più figli saremmo ancora più in crisi. Non è proprio così, anche gli economisti sono in grado di documentare che il decremento demografico comporta anche gravi problemi sociali, perché si accumulano le pensioni, si accumula tutto un sistema sociale che poi alla fine va contro il bene di tutti. Quindi è una società il cui motore è inceppato, siamo andati un po' fuori giri, stiamo perdendo giri. Ecco, allora chiediamo al Signore che ci aiuti innanzitutto a rivedere l'insieme degli stili di vita, i valori, la scala dei valori, ad essere capaci di rovesciare il punto di vista, non il conservare la nostra vita, il nostro benessere, i nostri diritti, ma capire che c'è una spinta alla vita che è nel cuore degli uomini, e questa spinta va sostenuta, va in qualche modo agevolata attraverso l'apertura spirituale, interiore, quindi con la preghiera, ma anche forse con diversi modelli sociali. Penso che queste riforme di cui tanto si parla servirebbero a ben poco: riformare il Parlamento, avere una o due camere, avere una forma o l'altra di organizzazione dello Stato serve a ben poco se non riorganizziamo la capacità di essere famiglie solidali, famiglie aperte alla vita, famiglie che mettono al primo posto l'amore reciproco, il servizio a chi è più debole e più fragile. Nessuna vita ovviamente è più debole e più fragile del bambino nel grembo della madre, o comunque dei piccoli, degli anziani, dei malati. Ecco, in questa giornata per la vita ringraziamo il Signore per tutti i segni di amore con cui ci testimonia il dono della sua vita, e questo incontro con il Signore della vita sostenga tutti noi nel servizio quotidiano alla vita secondo la vocazione che abbiamo ricevuto. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Convocati dallo Spirito Santo per celebrare l'incontro tra il Cristo e il suo popolo, ci uniamo a Maria e a Giuseppe per essere presentati a Dio nostro Padre. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché in questo tempo di crisi economica sappia, in modo profetico, annunciare una nuova solidarietà tra le famiglie, aprendo concrete vie di comunione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri governanti ed i rappresentanti delle istituzioni, perché cooperino alla promozione del bene comune nella difesa delle periferie dell'esistenza, dal concepimento all'ultimo e più fragile stato di vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie più profondamente colpite dalla sofferenza e quanti aspettano la redenzione, perché sappiano, nella forza della parola, affidarsi a Dio che risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i bambini, i ragazzi e i giovani della nostra comunità parrocchiale, perché, educati dagli adulti ad amare e prendersi cura di ogni persona, a partire dai più poveri e sofferenti, siano annunciatori del Vangelo della gioia e della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che nel tuo Figlio presentato al Tempio manifesti visibilmente l'incontro tra l'antica e la nuova alleanza, fa che la tua Chiesa sperimenti con Maria la gioia messianica e ogni uomo cammini nello splendore della tua luce. Per Cristo nostro Signore. Presentiamo all'altare il corpo e il sangue di Gesù Cristo per ricordare come la vita ci viene da nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato per primo la vita fino in fondo per ogni uomo della terra, dal più debole, che è appunto l'embrione umano, al più debole, che è l'uomo alla fine del suo percorso di vita. Offriamo anche questi quattro lumini che simboleggiano le vite che sono state salvate in questo anno. Con grande gioia le ricordiamo in questo giorno in cui celebriamo appunto la festa della vita. E infine le primule, che simboleggiano appunto la primavera, l'inizio della vita, la bellezza, la straordinaria bellezza che la vita ha intrinsecamente, come il Signore ce l'ha donata, ma anche la fragilità dell'uomo. Questo, ecco, ce lo ricorda questa primula, perché sfiorisce molto presto, come, ecco, la vita è preziosa nonostante la sua fragilità. Gioie di dolori, gli affanni di ogni giorno,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria del suo nome, per il nostro e per la sua santa Chiesa. In piedi. Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa che per tuo volere ti offre con gioia il sacrificio del tuo unico Figlio, agnello senza macchia, per la vita del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo unico Figlio, generato nei secoli eterni, presentato oggi al Tempio, è proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele, luce dei popoli. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti,
con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giuliano e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Francesco, nostro amministratore apostolico il Vescovo Claudio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. E ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. E concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Donatevi la pace del Signore. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del santo Simeone, compi in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia, prima di morire, il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per possedere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Recitiamo insieme la preghiera per la vita di Giovanni Paolo II. Preghiera a Maria. Prendete tutti i fogli che abbiamo distribuito e leggiamo insieme. O Maria, aurora del mondo nuovo, madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o dalla presunta pietà. Fa che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa per costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà la civiltà della verità e dell'amore. All'ode e gloria di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.